Allora adesso passiamo al capitolo amianto, un altro grande capitolo che ha visto impegnato. Ci parlerà appunto della lotta degli esposti all'amianto in Italia. Sì, la nostra lotta si è incrociata con la lotta di Luigi Magni. Voglio ricordare che noi abbiamo cominciato a conoscere Luigi Magra alla fine degli anni 70-80, quando in particolare nell'83, allora alcuni di noi erano delegati del Consiglio di Fabbrica della Breda, delle fabbriche di Sesto, a un convegno sul problema della salute in fabbrica, l'abbiamo conosciuto, e da allora ci siamo incrociati più volte negli anni. Ci siamo incrociati più volte perché sul problema della lotta della salute, noi che lavoravamo in fonderia, in forgia, in sostanze cancerogene, avevamo trovato in Luigi comunque un aiuto anche rispetto a come combattere anche nelle piattaforme sindacali e a tutelare il problema della salute. Certo, lui è stato un sostenitore del protagonismo operaio, è stato al nostro fianco in tante lotte. Non sempre i rapporti sono stati idilliaci, perché lui aveva un carattere forte, anche noi avevamo le nostre opinioni, ma devo dire che da questo rapporto abbiamo imparato tanto e io credo che abbiamo imparato tanto reciprocamente tutti. Dicevo che non sempre è stato facile lavorare con lui, tuttavia grazie a Mara, che per noi è stato un compagno di tante battaglie, con un carattere, dicevo prima, a volte anche duro, spigoloso ma preciso, abbiamo imparato bene anche a ricostruire i cicli produttivi, cosa che poi ci è servita nei processi anni dopo, quando siamo davanti al fatto che decine e decine di nostri compagni morivano per l'amianto, siamo andati anche nelle aule del tribunale e questo ci è servito insieme a tutta una serie di documentazione per cercare di ottenere quantomeno un po' di giustizia, a volte che è arrivata anche se tardiva, mentre altre volte invece tuttora stiamo lottando per cercare di ottenerlo. Quindi dicevo che per noi è stato un compagno di lotta, esigente, e questo ci è servito tanto. Ora noi di lui abbiamo apprezzato la capacità e la voglia di giustizia, e i suoi rapporti con Mara si sono anche intensificati negli ultimi anni, quando abbiamo cominciato i processi penali. Non solo con Luigi Mara, che è stato consulente dei nostri processi, Breda, Pirelli e tanti altri, ma anche con Laura Mara, che da un po' di anni è diventata l'avvocato del nostro comitato, che ringraziamo, perché anche con Laura Mara abbiamo un ottimo rapporto, voglio dire un rapporto di collaborazione, e ci ha insegnato anche tante cose, che il problema di volere la giustizia è un problema, voglio dire, che anche se non arriva serve, perché serve anche per impedire che si compiano altri disfatti da parte dei padroni. Dico questo perché noi abbiamo visto che esistono, e nelle aule dei tribunali abbiamo visto bene, il discorso della giustizia, la legge uguale per tutti, il fatto che la giustizia è al di sopra delle parti, il fatto che la medicina è al di sopra delle parti, tutte vale, l'abbiamo verificato nella pratica, perché abbiamo visto che chi ha i soldi si prende i migliori consulenti, ma nonostante questo noi abbiamo avuto una fortuna. Abbiamo avuto con noi Luigi Mara, che ci è servito molto anche a sbugiardare i tecnici del padrone, gli esperti del padrone, pagati fior di quattrini, che davanti a lui hanno fatto anche delle figuracce a volte, che veramente sarebbe da nascondersi, ma quelli naturalmente hanno la faccia come di dietro, quindi non gli interessa niente. Fatta questa breve premessa, che ci tenevo a farla, perché il rapporto con Luigi Mara per noi è stato fondamentale per il nostro comitato, voglio ricordare che noi, è vero come si diceva prima, che gli operai in questo sistema, nel sistema capitalista, non sono altro che forza lavoro che il padrone usa quando deve sfruttare e licenzia, tuttavia quando non gli servono più, è vero però che noi abbiamo imparato sulla nostra pelle che siamo carne da macello, ma siamo carne da macello nella misura in cui non ci organizziamo, nella misura in cui non ci liberiamo. La morte di tanti nostri compagni
che sono morti per aver usato nel processo di produzione sostanze cancerogene, non solo l'amianto, ma l'amianto, il cromo, il nichel, il piombo. Essendo noi in fonderie e forge, avevamo tutta una serie di sostanze cancerogene. E noi siamo stati costretti a lavorare in questi luoghi senza che nessuno ci avesse messo a conoscenza dei rischi e dei pericoli che correvamo. E questo vuol dire che ci sono stati dei datori di lavoro, dei padroni, che hanno mandato consapevolmente a morte decine di migliaia di lavoratori in questo paese. Tutto per ottenere il massimo profitto, risparmiando anche i pochi centesimi sulle misure di sicurezza. E questa è una cosa che noi non possiamo perdonare. E non ci illudiamo oggi di avere giustizia nei tribunali, però la ricerchiamo. E abbiamo visto che c'è una verità storica e c'è una verità giuridica. Ma quando i lavoratori riescono a far valere la loro forza, riescono anche a influenzare i giudici, anche come è stato nel passato, a influenzare anche la giustizia. E quindi è una battaglia che noi non diamo per persa, pur essendo in una società divisa in classi, dove gli operai sono l'ultima ruota del carro. Noi questa battaglia la continuiamo per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché non possiamo accettare che la monetizzazione della salute, della vita umana e della morte, che è avvenuta in fabbrica e oggi avviene nei processi, dove vediamo chiaramente che la cosa che gli interessa è risarcire i familiari per farli uscire dal processo, perché così i processi finiscono in niente, perché c'è una società che concede l'impunità ai padroni di uccidere i lavoratori. Questa è la verità. E noi tutto questo non lo possiamo accettare, per quello che continuiamo ad andare avanti. Tra l'altro voglio ricordare che lo scontro col padronato, nello scontro, noi lavoratori, veniva detto prima dei compagni di Castellanza che mi hanno preceduto, abbiamo sperimentato nuove forme di lotta, ma nuove forme di lotta che ci hanno permesso anche di ottenere dei risultati. Voglio ricordare che anche alla Breda nel 1970, il primo consiglio di fabbrica aveva messo nella piattaforma sindacale il primo punto non era il salario, il primo punto era la salute e c'era il problema di questa parola d'ordine. La salute non si vende, la nocività si elimina. E quindi il primo punto era il libretto sanitario per tutti i lavoratori che erano esposti alle sostanze cancerogene. Il secondo punto giustamente era il salario perché dovevamo vivere. Quindi non è vero che il problema della lotta per la salute i lavoratori non se lo sono mai posto. Perché noi abbiamo capito che le sostanze cancerogene uccidevano prima noi lavoratori, ma poi uscendo dalle fabbriche inquinavano il territorio e uccidevano la popolazione. Quello che sta avvenendo a Taranto è venuto a Porto Marghera, è venuto a Sesto San Giovanni, è venuto dappertutto. Per cui questa è la realtà. Quindi per noi il problema che con Luigi Mara ci ha rafforzato nella nostra lotta, che noi abbiamo capito che per il padrone gli istituti da lui chiamati per controllare la salubrità e gli ambienti di lavoro, per esempio in Breda per la concentrazione di polveri, gas, fumi, la luminosità e i limiti di lavoro in fabbrica, cioè questi istituti, per loro la situazione degli operai, anche se si ammalavano, era sempre normale. Per noi operai la situazione era molto diversa. Noi sentivamo, e oggi la situazione non è cambiata, che questi istituti apparentemente neutri, ma pagati dal padrone, ci imbrogliavano e oggi continuano a imbrogliarci. Il discorso del medico competente e di istituti che apparentemente sono di sopra delle classi. Perché la verità è un'altra, è che sono in una società divisa in classi e anche gli istituti sono al servizio da una parte o dall'altra. Noi abbiamo visto anche le visite periodiche in fabbrica, ma oggi non sono cambiate. Da parte dei medici di fabbrica, i medici competenti, come si chiamano oggi, noi andavamo all'infermeria, venivamo pesati, ci veniva fatto firmare un documento senza sapere neanche cosa si scriveva, perché ti chiamavano durante l'orario di lavoro, erano 5 minuti. Il medico ti dice che malattie ha avuto recentemente, ci ascoltava i polmoni, la visita durava 6-7 minuti, non ci faceva neanche togliere la giacca e via, sei abile arruolato, nonostante che uno avesse problemi di salute. Per cui era una pura formalità, neanche avevamo l'esito. Ora questo caso ha fatto sì che con il rapporto anche con Medicina Democratica noi abbiamo imparato a capire che il problema della salute in fabbrica era un problema che riguardava non solo direttamente i lavoratori, ma riguardava l'intera società.
perché le sostanze cancerogene e nocive i lavoratori la portavano a casa loro come tutte, quanti mogli di operai sono morti da noi. E questa era la questione oggi. E quando noi parliamo di amianto, l'amianto evoca la grande fabbrica, evoca proprio quel periodo. E questa è la realtà, e anche sulle controversie legali abbiamo visto per anni, noi abbiamo avuto avvocati, diciamo così, noi quando siamo partiti con i processi per l'amianto, i primi 20 processi ce li hanno archiviati. Sto parlando negli anni, alla fine degli anni 92, 93, 94, 95. Perché allora ancora non c'era, anche noi non sapevamo come muoverci, non c'era un movimento che non sapevamo. Solo che voglio ricordare che la storia dell'amianto come di altre, contro altre sostanze cancerogene è una storia di battaglie collettive di uomini e donne che hanno combattuto contro tutto e contro tutti, anche quando tutti dicevano che noi ci hanno anche denunciato a Sesto San Giovanni, voglio ricordarlo, per procurato allarme, perché dicevano che quando noi ingigantivamo i pericoli dell'amianto, dicendo che noi parlavamo di cose che non sapevamo, ma noi lo vedevamo sulla pelle nostra e dei nostri compagni cosa produceva l'amianto. Ma allora naturalmente ci dicevano che noi spaventavamo la popolazione, che eravamo terroristi, e per anni ne abbiamo subite di tutti coloro. E addirittura sembrava che uno che si ammalava è una sfiga, è una disgrazia. Il capire che invece le sostanze cancerogene ti facevano ammalare e lottare per la salubrità degli ambienti in fabbrica e nel territorio è stato per noi un fatto importante. Ha fatto vedere che non era il caso, ma c'era una responsabilità ben precisa di chi ti aveva fatto ammalare. Una responsabilità del padrone e della società che con le sue leggi tutelava il padrone e non la salute dei lavoratori e dei cittadini. E questo ha allungato anche la vita a tanti nostri compagni di lavoro, perché gli ha fatto capire che non era il caso, il destino, ma c'erano delle cause particolari di chi aveva voluto farli ammalare pur di fare più soldi. Questa era la verità. Ora, nonostante il ricatto fra l'occupazione e i lavoratori, noi siamo riusciti anche a ottenere alcune cose, ma grazie anche all'unità fra lavoratori e cittadini, come quello che Taranto oggi potrebbe essere un esempio. Noi avevamo i magli, facevamo i turni da 3 ore, quando picchiava il maglio di notte, quando non c'era rumore, le case a 200-300 metri di distanza dalla preda tremavano e di notte si sentiva. È stato grazie all'unità fra lavoratori e cittadini che abitavano nella zona che abbiamo raggiunto un accordo che almeno il turno di notte veniva abolito. E questa è una cosa importante perché dà l'idea che il problema della salute in fabbrica, il rumore, i ritmi di lavoro, tutto quanto, è un problema che riguarda tutti, perché uno è operaio ma è anche cittadino, vive anche poi in famiglia, vive nella società, e quindi l'unità fra lavoratori e cittadini sul problema della salute, dell'ambiente di lavoro in fabbrica e nel territorio è un problema che può portare a grandi risultati. L'altra questione che per noi è importante, qui si parla spesso di morti sul lavoro e noi diciamo morti di lavoro. Guardate che in Italia c'è una guerra dove veramente tutti fanno finta di non vedere, tutti naturalmente chi ha interesse, perché non si può che ci sono 1500 morti ogni anno, solo per l'amianto, voglio ricordare, sono più di 4000 i morti ogni anno per malattie che derivano dall'amianto. Guardate che 4000 vuol dire 12 al giorno, 2 morti ogni ora. Se a questi aggiungiamo i morti per infortuni sul lavoro e per altre sostanze cancerogene, si vede veramente che qui c'è una strage che avviene ogni anno nel più assoluto silenzio. Gli operai fanno notizia quando muoiono in gruppo, 7, 8, come la ThyssenKrupp. Allora ecco che tutti ne parlano, lacrime di coccodrillo. Ma d'altronde, parliamoci chiaro, un sistema dove ci fa parte anche i sindacati confederali, diciamolo, perché dove a un certo punto chi considera che è legittimo il profitto, che è legittimo lo sfruttamento, non può venire poi a fare lacrime di coccodrillo sui morti, perché le conseguenze di questo sistema di produzione vuol dire morti sul lavoro, vuol dire gente che si ammala, questa è la verità. Quindi voglio dire, questa è la cosa veramente importante. Sì. Quindi siccome poi l'intervento sarà scritto, arriviamo subito alle conclusioni. Io credo che tuttavia le lotte
portano sempre dei risultati. Noi dobbiamo dire una cosa, alcuni risultati come associazioni che si combattono per l'amianto l'abbiamo portati a casa, pur non essendo noi un partito, un sindacato, semplicemente delle singole, dei singoli comitati e associazioni, siamo riusciti in questi anni a fare delle cose importanti, non solo la legge sull'amianto del 1992, la legge 257, ma siamo riusciti a far attuare la sorveglianza sanitaria non solo per noi esposti all'amianto, ma anche per i nostri familiari. Noi in Lombardia lo facciamo, purtroppo da altre parti d'Italia ancora non succede questo. Siamo riusciti a fare in modo di fare in modo che venisse messo il fondo vittime amianto, anche questa è un'altra cosa importante, grazie alle associazioni che si sono mossi senza delegare ad altri la difesa del loro interesse. Quindi la nostra è una battaglia per il futuro nostro delle generazioni, e per noi la questione della prevenzione primaria e del rischio zero, come è stato accennato, è una cosa importante, ma il rischio zero per tutti i cancerogeni. Noi crediamo che con la lotta è possibile anche ottenere questi risultati, e quindi noi continueremo ad andare avanti in queste battaglie, perché abbiamo visto che arrendersi serve solo a morire prima, lottare ci allunga, ci permette anche di ottenere, anche se tardivamente in alcuni casi, un po' di giustizia. E permettetemi di chiudere, visto che parliamo di Luigi Mara, noi dicevo abbiamo avuto tanti rapporti con Luigi Mara, mi permetto di dare la precedenza alla famiglia, Laura Mara, alla moglie. Noi abbiamo qui un intervento fatto da Luigi Mara, questo era nel 94, a Cascina Novella, a Sesto San Giovanni, quando furono messi in cassa integrazione tutti i lavoratori a Sesto San Giovanni, fra il 92 e il 94, occupavano una cascina che era il fortino dei cassa integrati. Lì è nato il nostro Comitato per la Difesa della Salute e dei Luoghi di Lavoro nel territorio. Una delle prime riunioni che abbiamo fatto è stato un incontro a Cascina Novella occupata, dove c'era Tagarelli, il fondatore del nostro Comitato, che attualmente è morto, Bortolozzo, che è morto una settimana dopo, ucciso dal camion, c'era Silvia Olin e c'era Mara di Medicina Luca. Questa è la mia cassetta che mi permetto di lasciare qua. Un'altra cosa che voglio dare, questi sono documenti che hanno trovato il nostro archivio, questo che è Quando il lavoro uccide, un manifesto del 97, che mi permetto di dare, dove fra i relatori c'era anche il professionale, il quale fece un intervento durissimo contro il sindaco di Sesto, contro il nostro avvocato di allora, perché diceva che è inutile fare questi processi, che non c'è giustizia, e contro la dottoressa dell'ASL, dove era proprio Mara, cioè fece un intervento dove lasciò tutti di stupo, naturalmente ricevendo gli applausi della partita dei lavoratori. E questo è l'intervento di Mara, che mi permetto di dare. Grazie.